Ok, mentre mi vedete fare queste cose qui, vi avverto subito che nell'episodio dirò molte volte, nell'episodio precedente, ma siccome nell'episodio precedente ho seguito la strada sbagliata e non ho fatto in pratica nulla di utile, come state vedendo, sono nella parte sbagliata, ho deciso di eliminare il video precedente. Quindi sì, questo è un nuovo episodio e quindi buona visione. Ciao a tutti, Starbo, qui è XinCostellar che parla e oggi siamo qui con un nuovo episodio. Allora, in sintesi, l'ultimo episodio di ieri è stato completamente inutile. Perché? Perché io sono un idiota. Sono andato a vedere e a quanto pare per fare quella missione è una missione opzionale. Sì, opzionale, quindi questo vuol dire che posso anche non farla. E siccome siamo tipo al 30° episodio, vorrei evitare di dilungare troppo questo video. Non so, questo video. Questa serie. Ciò che dobbiamo fare è andare direttamente da Senex. E per farlo bisogna andare giù. Evitare sti due tipe. Qua adesso l'encounter rate schizza tipo alle stelle. Strano, non è ancora schizzato perché prima. Nel video che vi ho detto che non facevo era così. Qua l'ho già fatto nel primo video, ma l'ho visto nel coso. Sono tutte rotte tranne questa qua. Quindi siete costretti ad aprire quella. Poi andiamo qui. Avast, grazie. Allora, una porta è stata rivelata. E adesso va. O la vola spacca. L'ho già sbagliato, vero? Sì, allora. Poi giù. No, allora. No, ho sbagliato. Torno indietro. Allora, giù. Ok, destra. Giù. E giù di nuovo. Perfetto. Bene, qua ci ricarichiamo. E ora è il momento della resa dei conti. Cioè, non proprio, ma sì, ci siamo, ragazzi. Lilicon Severs. È il momento. Questa è la fine del network Sever. Dietro questa torre. Dietro questa porta. C'è Senex. E il mio destino mi aspetta. E quindi, ragazzi, non c'è altro da dire. Andiamo a compiere il nostro destino. Rape? Dannazione. Ho uno strano sentimento che questa non è Sutopolis. Oh, Glace. No, non dimmi che non dobbiamo battere Glace. Davvero buffo. Non avevo dubbi che l'avresti. Avresti provato a indovinarlo. Questa è una trappola. La leva che avrebbe spento l'altra cascata. È quella che ti avrebbe portato su Topolis. È stata distrutta da noi. Oh, fantastica idea, Birch. What? Cosa? Oh, nulla. Stavo semplicemente maledicendo una persona che ha avuto un'idea di farmi venire qui tramite il server. Bye now, addio. E ci voleva tanto! Non so, ci voleva tanto! Cioè, in tutti i giochi, quando ci sono i nemici che ti circondano e ti mettono una trappola, tu li affronti, no! No, non devi affrontare, devi scappare perché sono in maggioranza numerica, anche se te li fai comunque il culo. Cioè. Blast! Sbrigati! Tumulence, ritorna su Topolis. E distruggi l'altra uscita. La seguirò da me. Ora, che la vera cazza inizi. Correre cioè, giù per le scale è davvero un lavoro duro. Meglio se mi sbrigo. Ho sentito dei passi.
So che sei qui, Yuno. Non puoi andare lontano. Puoi tu? Come se potessi. Quindi scappa, scappa, scappa. Ai, ti posso vedere, Yuno. Non posso sconfiggere Glace. Non avvicinarti. Se pensi di poter vincere, perché non ci provi? I suoi occhi sono diventati neri. Non credo che voglia una lotta Pokémon. Credo che significhi magia. Time to run. Come ci sei arrivato lì? Il taoista è uno dei Tao che è ovunque. Sono ovunque. Non importa dove tu vai. Fuck. Oh no. Come puoi essere qui? Non ascolti? Arrogante. Bambino arrogante. Pensi davvero che tu abbia qualche chance? Abbiamo sempre giocato con te fino adesso. La battaglia, la vera vita, non è lottare con i Pokémon. Ma con i cuori della gente e le loro anime. E io posso distruggere queste anime con nessuno se non un'onda della mia mano. What? Cosa sta succedendo? Yuno scappa. Addio, Yuno. Fuck. No! Game over. Cos? E così era tutto un sogno? Oh, grazie a Dio. Così era tutto così impazzito, cioè era tutto così fuori di testa e terrificante. Comunque, scendiamo e prendiamo un po' di breakfast, cioè di colazione. Io non ho fatto colazione, quindi mi hai fatto venire fame. Cos? Era davvero tutto un sogno? Yuno, sbrigati, guarda la TV. Professor Birch, the father of the bride, say, I couldn't be happier, Lily, I couldn't, that can be no better husband. Formatan London? Cosa? 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 C'è. London, tu non sai cosa hai fatto. Tu non sai cosa hai fatto. La tua sorellina, la tua Nechan ti ucciderà adesso. Ucciderà sia te che me perché. Se nessuno, cioè se Yuno non può avere Landon, allora nessuno potrà. Beh. Questa è la più grande news della storia della per cui in questa settimana. Cosa? Tuo fratello e May si stanno sposando. Ti dovresti preparare per il matrimonio. Mamma? Cosa c'è? Amore. Glace? Sono semplicemente io, tesoro. La tua mamma. Guarda come scappa. Ok. Ciao, Yuno. I need aiuto da Ren. There is a tiger in my. Wo. Cos. Cos? Perché sono nella necropoli adesso? Ah, così quello è un sogno, non quello che sta succedendo adesso. Questo è così confusionale. Meglio se mi concentro in cosa sta succedendo. Dove mi ha portato Glace? Sembra una prigione sotterranea. Devo trovare una via d'uscita. E di certo non troverò una via d'uscita sfidando l'allenatore. Cioè sfidando lo zombie. The Battle Zombie Goer. Vabbè. Tanto morire. Cosa? Gorelax. Gorelax. No, non Gorelax. Non Gorelax. Non Gorelax. Invece sì, è Gorelax. Rock Smash.
Diminuiamo la tua velocità. Cioè, la tua difesa. Correttissima. Io ti voglio diminuire la difesa il più possibile. Hyper Beam. Bene. Bene, bene. Limone. Outrage. 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 Siamo morti. Critta. Devo crittare il mondo. Send out. Unsurf. Non gli faccio nulla. Forse gli faccio più con bite perché vai. C'è qualche speranza di vittoria? Non credo, sapete? Master Resurge. Full Restore. Mamma mia, ma... ma che roba è? Ma perché? Ma perché? Hyper Beam. Blocco. Cover. Hyper Beam. Cioè, quanti Full Restore ha sto qua? Evitiamo di fare altre cazzate, quindi Full Restore. Cioè, vuoi lottare Full Restore? Va bene, lottiamo Full Restore. Ok. Resta paralizzato. Resta paralizzato. Resta paralizzato. C'è! E dai. Bug. Dov'era? Use. Allora. Poi dopo, per sicurezza, utilizzo anche un Full Restore. Covet. Data Scream. Un Disurge. E Data Scream. Non ho bisogno di un altro. Sì! Lo zombie combattente ti colpisce in faccia in modo violento. E svieni. Che sta succedendo? No, seriamente, che sta succedendo? Perché sto gioco sta andando in mindfuck più totale? Dottor Blackhorn. Ah, dottor Orno. Cosa? Yuno, sono così felice che sei salva. Che è successo? Da quel che posso capire, Glaze ti deve aver puto in uno stato di trance e ti ha teletrasportato nella dimora di Senex. Appena ho sentito ciò che è successo, ho corso per riportarti qui. Oh sì, sono stato sconfitto da un battle zombie. Ah, quindi dovevamo perdere per forza. Però io sono riuscito a sconfiggerlo. Quindi questo vuol dire che io sono P. Ah ah. Ah 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 ah. Sì. Adesso ho capito che devi aver creduto in te stesso così tanto da avere il coraggio di entrare nella fortezza di Senex. Questo non è semplicemente il caso. Da come hai potuto vedere, Glaze ti ha sconfitto facilmente. I tuoi Pokémon sono forti, ma tu sei ancora vulnerabile. Hai ragione. Cosa farò allora, dottore? Tu devi imparare come difendere te stesso senza Pokémon. E per farlo devi imparare da un maestro. Questo è perché siamo qui nella palestra di questa città. Quindi sì, abbiamo ottenuto tutte le medaglie. Se battiamo anche questa palestra abbiamo ottenuto tutte le medaglie. E oh mio Dio, un gioco Pokémon dove sei tu a lottare, non i Pokémon. Infatti non capisco come la gente faccia non piacere Snakewood. A me piace un casino. Esau è davvero un maestro. La sua forza fa sembrare i saggi delle montagne come dei semplici bambini. Wow.
Certo che è potente, mai visto, ma dici che è potente. Sì, adesso Yuno, vai e cerca Esau. Ti insegnerà tutto ciò che devi sapere. Devi andartene, Nao. La Senex sta lanciando un assalto a Fort Braco. E il mio aiuto... E c'è bisogno del mio aiuto. Ma non arrenderti. Quindi devo cercare tipo... Il tipo... Aircrax. Cos'è Aircrax? È quella che aumenta la potenza di mosse tipo volante, no? Cos... Aircrax. Cos... Cos... Usa. Boh. Non ho più pari idea di cos'è, non ho più pari idea di cosa serve e quindi bye bye. Chikuwa. Cos'è Chikuwa? Perché continuo a prendere... Chikuwa. Chikuwa. Cos'è... Cos'è Chikuwa? Chikuwa. Ah. Cura tutti le alterazioni di stato, bene o male. Quindi... Bye bye. Cioè, non voglio stare con un vecchio e due Wooper che vogliono stuprarmi malissimo. Ma sono costretto perché... Ahem. Ah, Pokémon Fan Club. TM27 frustrazione che è proprio utile darla a questo punto del gioco, eh. Infatti è una cosa che mi ha dato fastidio anche con Pokémon Platino, perché frustrazione te lo danno all'inizio gioco, quando i tuoi Pokémon non sono ancora affezionati. Cioè, ritorno te lo danno all'inizio del gioco quando i tuoi Pokémon non sono ancora affezionati. Fai molti più danni con frustrazione. Avrebbero dovuto darci frustrazione invece che ritorno. Ritorno sarebbe... Cioè, se lo dovevo andare più avanti, tipo... Dopo la quarta palestra o terza. Tu ci levi il Superamo, no? No. No, a quanto pare no. Io ancora non ho capito dov'è sto tipo. Dov'è sto tipo che ci deve... Io ho improvvisi... Ah, sono... No. Questo è il più grande fan del professor Birch. Ma tipo questo vuol dire... Cioè, devo cercare sto tipo, ok. Ma dov'è? Faccio un taglio e cerco un po' a destra e sinistra. Sì, dai. Ah, c'è una grotta qui. Ah, è la... Che idiota che sono. Questa è la palestra di... Se no... Ah, sei un... È un saggio. Oh, livello 70, eh. Questo vuol dire che molto probabilmente il capo palestra potrebbe essere a livello 80/100. Mamma mia, guarda Gardi quanto regge bene un jump key. Sì. Non è molto efficace. Cosa registra? Shadow Ball? No. No. Non si tappa. Datas. Possibile che sei più veloce di qualsiasi cosa? Quick attack. Mamma mia, i danni che ho fatti con quel quick attack. Cloud geloraggio. Così a caso. Magari lo congeli. Fly. Dragon Breath. Che cavolo di tipo sei? Ma di che cavolo di tipo è? Non serve. Vai. No. Outrage allora. No, che ci... Mi muori subito, te. No. Che palle.
Guardi! Ti prego! Io non gli faccio un cazzo. Perdere così, wow. Wow! Laser. Bene, di che tipi sono sti qua? Spiritual Energy e la forza. Hai bisogno di una... io non ho bisogno di una forza, ho bisogno di essere più OP a quanto pare, perché mi ha arato malissimo. Probabilmente dovrò portare tutti a livello 80. Vediamo un po' come è fatta la palestra. Vabbè. Comunque, affronteremo la palestra nel prossimo episodio. Quindi, noi ci vediamo con un prossimo episodio. Ciao a tutti.